Distante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale. Una vittoria sofferta ma meritata, soprattutto per quello che l'Enel, sfruttando le maggiori rotazioni rispetto a Capo d'Orlando, ha fatto vedere nella seconda parte del match. È finita 78-73, ma la squadra siciliana di coach Giulio Griccioli, che era partita benissimo, non si è mai arresa fino agli ultimi istanti. Un importante passo avanti in classifica dopo il primato nel girone di qualificazione dell'Euro Challenge, è dunque un buon momento per la società del presidente Nando Marino, che trascorrerà un sereno Natale, ma già nel giorno di Santo Stefano dovrà fare i conti con la Virtus Roma di coach Luca Dal Monte. È comunque un momento particolarmente positivo per la società bianco-azzurra. Vi raccontiamo tutto in questa puntata di Terzo Tempo, dando come al solito uno sguardo a quello che è successo sugli altri campi. Forza Milan!
Sergio Guido, assicurazioni in tutti i rami. Agenzia convenzionata con carabinieri, guardia di finanza, aeronautica militare. Sergio Guido Assicurazioni, da 40 anni in buona compagnia. Brindisi, via Dalmazia 47. Apertura anche sabato mattina. Coach Bucchi, un bel modo per affrontare il Natale, ma non è stato facile battere Capo d'Orlando secondo le previsioni, nonostante le poche rotazioni di cui Griccioli disponeva. Beh, in effetti è una squadra tosta, che ha aggiunto oggi un giocatore nuovo, che questa guardia che l'anno scorso giocava in Spagna. È una buona squadra, come avevo anticipato, non ci sono squadre deboli in questo campionato e credo che effettivamente sia una squadra che ha vinto con Sassi, ha vinto con Cantù, tutte le gare che ha giocato le ha perse di poco, sia Reggio Emilia che tutte le gare che in cui è andata in trasferta ultimamente, per cui sapevamo che era dura. Il nostro approccio è stato faticoso, perché una squadra in questo deve crescere, la squadra in questo deve dimostrare che effettivamente è una... Non dimostriamo, dobbiamo cercare di prendere consapevolezza che facendo la Coppa dobbiamo sapere che è qua la fatica che si fa mentale e dobbiamo essere proprio bravi ad approcciarci dopo due buone gare come a Pistoia e con Ulm, di approcciarci in maniera un po' diversa alla partita. In sala stampa ancora una volta confronto aperto sulle peculiarità di Pullen. Beh, è un ragazzo che ha tanto talento, che ovviamente... Un tuo collega mi ha chiesto se deve migliorare nella parte difensiva del campo, ovvio che sì, è chiaro che è un processo di maturazione che deve fare per cercare di giocare ad alto livello e per dimostrare che può stare in squadre di livello superiore. La partenza arrembante di Capo d'Orlando, avete sofferto molto il tiro e Arci è stato protagonista assoluto. Arci molto bene, abbiamo fatto sbavature difensive nei primi due tempi, ci siamo un po' sistemati nella seconda parte della partita e abbiamo, credo, sistemato le cose. Loro hanno fatto 46 punti nel primo tempo, ne hanno fatti 27 nel secondo, a dimostrazione che se in una serata come questa in cui la palla non entra, la cosa importante è cercare di difendere. Il contributo di Michael Eric? Beh, sai, appena arrivato, ovviamente anche tatticamente non era una partita facile per lui e quindi abbiamo preferito andare con i tre lunghi più esperti, anche perché Mensa ha fatto molto bene questa sera, sta ritornando pian piano giocatore dei primi tempi ed è un giocatore che ovviamente stasera doveva stare in campo. Santo Stefano con Roma, un altro crocevia importante in questo percorso stagionale. Sì, due punti fondamentali da prendere con Roma, tante partite da qua al 5 alla Befana, speriamo di effettivamente di fare delle buone feste. Coach, una gran partenza in partita fino agli ultimi istanti praticamente con la possibilità di rimetterla in sesto questa partita che Brindisi però ha fortemente voluto nel finale. Ma sì, è chiaro, una partita casalinga e Brindisi veniva da una sconfitta casalinga, quindi era chiaro che, voglio dire, nessuno lascia mai niente, a maggior ragione ora. Sì, abbiamo fatto una gran partenza e sinceramente l'avevamo preparata nel modo giusto e l'abbiamo fatto. Poi siamo un po' corti sinceramente, quando poi sai cominciamo a mischiare un po' i quintetti, un po' per i falli, un po' per dar fiato a qualcuno, qualcosa un po' ci viene a mancare. Ancora ci sono dei ragazzi, Bianconi è stato fuori due mesi e oggi era la prima partita dopo una settimana di allenamento, Cochran è arrivato sostanzialmente da tre giorni, per cui lì abbiamo un po' faticato rimettendo Brindisi in partita, però abbiamo comunque cercato di stare sul piano gara per sempre. È chiaro, la differenza, come dicevo ai tuoi colleghi, alla fine l'ha fatta la maggiore fisicità, il fatto che noi un po' per stanchezza, un po' per quintetti di emergenza abbiamo subito molto a rimbalzo e questo ha prodotto 16 tiri in più che onestamente... Fai male a pareggiare, ti ripeto, il fatto di aver tirato un tiro aperto con Freeman che dal palleggio in quel modo lì è un eccellente tiratore a 25 secondi dalla fine, 24, onestamente se entrava quello meno uno, poi dopo la palla diventava pesante. Quindi voglio dire, usciamo sconfitti però consapevoli che questa è la nostra strada, la strada giusta, prima o poi raccoglieremo anche
quello che seminiamo in trasferta. I grandi numeri di Arci, l'esperienza scontata di Basile e di Soragni, e in fondo anche la verve del nostro ex Zach Harry, ma non è bastato. Ma sì, sai, noi ce la mettiamo tutta con quelli che siamo. Noi anche al completo, onestamente, non siamo paragonabili a Brindisi come struttura di squadra. Questo però non toglie che la nostra voglia, la nostra organizzazione possa creare problemi comunque a tutti. Lo stiamo facendo in ogni campo, con ogni squadra. Abbiamo pagato molti infortuni, più di tante squadre magari più dotate di noi, perché chiaramente andare avanti a mesi in 6-7 a allenarsi non è semplice, però siamo riusciti a stare sul pezzo, a fare gli allenamenti giusti, a crearci comunque un'identità di squadra. Aspettiamo con ansia il recupero di tutti quelli che sono fuori. Oggi mancava Barges, Dicevic, Pecile. Ma qual è il vero ruolo di Capodorlando in questo campionato? Squadra definita rivelazione, sorpresa, temibile da parte di tutti. Questo ci fa piacere, perché a discapito di risultati che magari sono per noi più che sufficienti, però che forse non la dicono giusta su quello che abbiamo fatto fino adesso. Oggi ci avete visto qua a Brindisi, ma noi abbiamo perso in casa per un tiro con Pistoia, in casa per un tiro con Roma all'inizio, quando eravamo senza playmaker. Abbiamo perso agli ultimi tiri a Bologna, siamo stati sempre in partita a Reggio Emilia. Le abbiamo giocate tutte, potevamo avere 2-4 punti in più, non avremmo rubato niente a nessuno. Quindi dove vogliamo arrivare? Noi vogliamo pensare che ogni partita è la nostra ultima partita dell'anno. Non ci interessa dove arriviamo. È chiaro che quando saremo tutti al completo è lecito anche provare a non subire quello che abbiamo subito oggi, cioè minuti di stanchezza che gli altri invece con i cambi continui riescono ad arginare meglio. E poi vediamo che cosa viene, ma non è detto che andremo meglio. Cioè, io sinceramente ci spero, però lo sport non è matematica, quindi le motivazioni, il credere in quello che si fa molto di più del numero dei giocatori che scendono in campo, tanto vanno 5 alla volta. Serietà, competenza, professionalità da 40 anni. Cisternino Preziosi, via Imperatore Augusto, Brindisi. Brindisi mette da parte 2 punti, salvandosi grazie alla lunghezza del roster, di certo più preparato di quello di coach Griccioli. Nonostante la mancanza di rotazioni, con Basile in campo per 24 minuti e Freeman per 30, Capodorlando mette in netta difficoltà a Brindisi. Un Dominic Arci da 19 punti in soli 2 quarti è il vero matatore dell'incontro, soprattutto nella prima fase. Blocco di Hunt sul quale Damon passa con troppa leggerezza. Freeman legge la difesa brindisina, che si preoccupa di chiudere l'area al roll di Hunt, e poi riapre su Arci, che approfittando del ritardo di James prende la prima tripla della sua partita. Parte del merito di questa grande prestazione di Arci è anche di Brindisi, che entra in campo poco concentrata difensivamente. Doppio blocco orizzontale e verticale per permettere l'uscita di Arci. James è poco abituato in effetti a difendere sui blocchi e consente tanto spazio all'ala siciliana. Mace, che marca Hunt, dovrebbe cambiare marcatura, invece lascia metri di spazio ad Arci per la seconda tripla consecutiva.
Chi ha risollevato le sorti della squadra di casa è ancora una volta Bulleri. Il suo ingresso in campo sveglia da sempre i compagni e aumenta l'intensità sia difensiva che offensiva. Blocco di Hunt per iniziare l'azione. Il raddoppio sulla palla è molto più aggressivo che nel primo quarto e Freeman prende un tiro molto difficile. Bulleri recupera quindi il rimbalzo e spinge la transizione, schiacciando la difesa e scaricando nel mezzo angolo per Demon. Splendida la triangolazione che permette a Mace di ricevere palla in post. La differenza fisica tra il pivot brindisino ed il suo diretto marcatore è notevole e infatti il numero 40 alla fine della partita segnerà 22 punti. Azione immediatamente seguente. Capo d'Orlando inizia da un blocco sandwich con Soragna che si allarga per giocare la mezza ruota con Freeman. Nuovo pick and roll di Hunt. Osserviamo in questo caso come cambia la difesa brindisina. Harper passa forte sul blocco e Freeman non approfondisce il vantaggio, schiacciando il passaggio verso il suo lungo. Mace e Zerini hanno molto più tempo per aiutare e finiscono con il recuperare palla, chiudendo poi con la splendida schiacciata di Zerini dall'altra parte del campo. Undicesima giornata del massimo campionato di basket vede in testa due squadre, Milano e Venezia. Nell'anticipo del sabato Cremona si riscatta immediatamente e conquista due punti a Bologna, risalendo posizioni in classifica. Venezia vince a Cantù 7-7-7-3 e condanna i Brianzoli alla quarta sconfitta consecutiva. Ci pensa Goss con 20 punti a guidare la rimonta di Venezia che si conferma in testa alla classifica. Avellino vince a Pistoia 6-8-6-1. Ma dalla panchina è arrivato il valore aggiunto dei biancoverdi che con i titolari sul parquet al 16° hanno toccato anche il più 15. Trento vince a Pesaro grazie al contributo degli italiani, 3-2-4-4 il parziale alla fine del primo tempo, poi confermato anche alla fine del terzo quarto. Pesaro cede nonostante avesse prodotto un importante vantaggio alla fine del primo quarto. Brindisi con Super Mace porta a casa una vittoria importante contro l'agguerrita Capo d'Orlando. Nonostante alla fine del primo tempo il parziale è in favore dei siciliani 4-2-4-4. Nel secondo tempo la difesa brindisina e l'errore di Freeman a 20 secondi dalla fine consentono alla squadra dei Buchi di realizzare un filotto importante tra Coppa e campionato. Varese condanna ancora Caserta che in settimana aveva inserito nel proprio roster nuovi atleti come Capin e Abramov. 59-55 il parziale in favore dei casertani alla fine del terzo quarto, poi si prosegue punto a punto fino al colpo di reni finale di Dean in favore di Varese. Milano vince a Roma 7-9-6-8 e conquista la sesta vittoria in fila. L'uscita anzitempo di Gentile per un problema muscolare sconvolge i piani di Banchi che trova a 5 minuti dalla fine la seconda tripla di Moss che spinge la sua squadra avanti per 5-6-6-2. Una coriacea Roma non riesce a superare Milano nel finale. Chiude il posticipo Sassari-Reggio Emilia. Sappiamo che il presidente Nando Marino ha avuto un sussulto quando Pullen è andato sul parquet, il terrore che fosse accaduto un altro infortunio. Sì, però per fortuna è accaduto proprio sotto il posto dove sono seduto io e ho avuto la sensazione che fosse una botta, ecco. Però ragazzi, ci vuole un po' di fortuna, veramente in queste festività dovremmo andare a fare qualche giro con tutta la squadra. Però a parte questo, credo che oggi mettendo a referto 10
giocatori abbiamo dato dimostrazione che la nostra è una grande squadra e un grande gruppo, un gruppo solido che sa venire fuori nei momenti difficili. Siamo andati anche sotto di 12, quindi veramente sono soddisfatto di come abbiamo ripreso la partita. Complimenti a Capodorlando perché è una grande squadra, un grande gruppo, ha due giocatori esperti come Soragna e Basile, che sono due persone che in qualsiasi momento ti possono dare una mano, e hanno dei giocatori americani di grandissimo atletismo. Quindi sono certo che Capodorlando continuerà a fare un bel campionato. Abbiamo bisogno di squadre del sud e abbiamo bisogno di squadre che abbiano dei progetti importanti, dei progetti che portino al palazzetto tanta gente. Il palazzo di Capodorlando so che è sempre strapieno. Qui parlava soprattutto il presidente di Lega Basket con la soddisfazione di avere un club così vivace come Capodorlando. Torniamo all'Enel, torniamo al campionato, il primato nel girone in Euro Challenge, una buona posizione in classifica, e il 26 di Santo Stefano c'è Brindisi Roma, un'altra classica, un'altra bella partita. È un derby fra Enel e Acea e quindi per il nostro main sponsor vale doppio. Sono stato a Roma con signori dell'Enel settimana scorsa e ci tengono in modo particolare. Poi il fatto che sia su Rai è anche un qualcosa che fa piacere a tutti. Niente, dobbiamo vincere il 26 perché significherebbe, penso, avere un piede nelle Final Eight, terzo anno consecutivo, quindi importante per continuare ad andare avanti. Adesso godiamoci questo Natale, colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti gli sportivi italiani, a tutti gli sportivi brindisini, e andiamo avanti con questo meraviglioso sogno chiamato pallacanestro. Buon basket a tutti e grazie mille a tutti coloro i quali ci seguono, e so che sono tanti dalla sua trasmissione. Nico Carparelli, socio della New Basket, beh, un bel modo per trascorrere il Natale. Non è stato facile però con Capodorlando, secondo le previsioni della vigilia. Sì, secondo le previsioni, sapevamo che era una grande e bella squadra, hanno dimostrato di essere bravi, hanno due guardie molto bravi, anche i vecchi Solagna e Basile che giocano sempre alla grande. È stata una partita difficile, il primo tempo non eravamo riusciti ancora a trovare le misure, il primo tempo, infatti hanno fatto tantissimi punti, se tu vedi Arci è riuscito a fare 27 punti da solo, mezza squadra, contento per loro, però fortunatamente noi alla fine siamo riusciti a portarla, è tornato lo Zerini che conoscevamo, grande difesa, ha fatto i punti giochi. Peccato per me che sono uscite tante palle e non sono riuscito ad entrare, un po' di sfortuna il ragazzo, e anche il nuovo, diciamo la verità, è andato bene e si inserirà meglio, tutti speriamo. Un buon Natale, a Santo Stefano c'è Roma in casa, belle vacanze, però adesso godiamoci questa vittoria e poi pensiamo alla Roma. La Roma sarà un'altra partita difficile, però adesso godiamoci questa vittoria, godiamoci la nostra posizione di classifica, pensiamo positivo una volta tanto. Quando si è fatto male Puller, ti giuro, ho tremato, ho detto no, pure lui, no, ad un certo punto non si può, dice no, io l'ho detto, un'intervista giornale, regalateci dei corni, porta fortuna, perché ci servono, non ce la facciamo più, però meglio così, quando sono sofferte le partite sono ancora più belle. Grazie, buon Natale a tutti. Nando dice buon basket, io dico buon Natale, perché adesso ci sono le vacanze di Natale e pensiamo a goderci queste vacanze in famiglia. Ha vinto Brindisi, però forse con una qualche sofferenza di troppo, perché le rotazioni di Capodorlando erano davvero limitate. È vero, c'era anche la stanchezza della Coppa, è vero anche che poi alla fine questo è un buon esame per Brindisi, che per fare il salto di qualità rispetto allo scorso anno deve vincere queste partite. Adesso avrà altri impegni importanti, il prossimo contro Roma. Ha trovato anche un buon centro, perché Eric sembra proprio un giocatore di categoria, pochi minuti ma davvero un bell'impatto in questa partita. Poi alla fine in un modo o nell'altro Brindisi è riuscita a portarla a casa anche con merito. E scorrendo i numeri, la differenza secondo me sta tutta in due dati fondamentali: 21 rimbalzi offensivi catturati da Brindisi e le 20 palle perse di Capodorlando. Sta tutta qui perché Brindisi e Upea hanno dato vita comunque a una bellissima partita giocata su ritmi alti, nella quale
gli attacchi hanno cercato di prevalere sulle difese, ma alla fine Brindisi ha vinto perché, a differenza dei siciliani, nei momenti topici del match è riuscito a difendere con più intensità, catturando dei palloni importanti. Vedi le due palle consecutive catturate da Bulleri nell'ultimo quarto. Per il resto è stata una bellissima partita nella quale ti aspettavi dominio sotto le plance di Ante, invece Brindisi ha faticato a fermare il talento di Archi. Per il resto è stata molto intelligente la formazione di Bucchi a giocare soprattutto con i lunghi, mentre nella serata in cui ha avuto poco dai suoi esterni. Pulle, perché quando si gioca a ritmi un po' troppo elevati come stasera fatica e si è visto. Bella partita tra Brindisi e Capodorlando, segnata dalla splendida iniziativa del Terdi Birtos. A parte questo, la partita è stata chiaramente condizionata dalla circostanza che Brindisi è una squadra molto più profonda rispetto a Capodorlando, che alla fine ha giocato con 4, 5, forse 6 elementi. Brindisi invece ha potuto dar fondo alla propria panchina e due elementi della panchina, a mio avviso, sono stati fondamentali nelle fasi topiche dell'incontro, ossia Curnu e Zerini, che hanno dato l'impressione di saper conferire a questa squadra tantissima intensità, soprattutto in difesa, e poi hanno messo a segno dei canestri importanti. Ovviamente la fase topica dell'incontro è risultata la fase terminale del terzo quarto, quando Brindisi, approfittando proprio della stanchezza che aveva preso i giocatori dei siciliani, è riuscito a stressare un 10-1 su cui poi ha costruito la fase finale. Un primo tempo abbastanza sottotono dal punto di vista difensivo di Brindisi, se non soltanto nel secondo quarto con l'ingresso di Bulleri e Zerini, che hanno dato un attimo una scossa a livello difensivo, perché Capodorlando aveva percentuali altissime da tre punti. Nel secondo tempo ho visto invece una squadra completamente diversa, una squadra che ha difeso moltissimo sul perimetro, dove Capodorlando era stata devastante nei primi due quarti, e poi è venuto fuori James, e molto, una partita abbastanza tirata, una partita giocata tatticamente da tutte e due le squadre, e mi sembra comunque il risultato vada a premiare Brindisi, che poi sul campo sui 40 minuti ha meritato di vincere questa partita. Ho perso una partita vincendo di valutazione, dominandola per quasi tutto il tempo e facendo 10 punti nell'ultimo quarto,
lasciando lì tutto quello che di buono avevamo fatto in 30-32 minuti. A livello qualitativo penso che abbiamo fatto una buona gara, abbiamo fatto una partita attenta, con buona circolazione di palla, siamo riusciti a coinvolgere sempre i lunghi, abbiamo giocato bene le chiusure dei triangoli sul pick and roll, servendo bene, prima Scherma, poi Eric, e, tranne un qualche minuto all'inizio, dopo 3-4 minuti del primo quarto, dove non abbiamo attaccato benissimo la 3-2, poi siamo stati molto pronti ad attaccarla, sia la zona matchup che loro fanno 3-2, sia con la zona 3-2 normale, e l'abbiamo attaccata bene, allargando bene gli spazi, attaccando molto bene con Dequan Jones, e fino a che siamo arrivati alla fine, e alla fine abbiamo fatto la nostra un po' solita serie di stupidate che ci hanno lasciato lì la partita. Siamo qua a commentare un'altra sconfitta casalinga e questo mi rammarica e mi dispiace molto per i nostri tifosi, per la nostra società e per tutti noi. È chiaro, sono parole poco confortanti condividere questo piccolo record negativo con altre squadre, vedi le sconfitte casalinghe anche oggi della giornata, delle partite che si sono giocate sono numerosissime e in generale il trend è questo, ma insomma questo poco ci conforta. Questo è, e non sarà l'ultima, nel senso che tutte le partite casalinghe con squadre con le squadre che affronteremo saranno così, saranno difficili, toste, e noi dovremo giocare meglio di come abbiamo fatto anche questa sera e anche con Brindisi per poter portare via i due punti. Pur essendo molto rammaricato per quanto riguarda la sconfitta, siamo esattamente dove dobbiamo essere. Siamo una squadra che deve lottare dalla prima all'ultima giornata per salvarsi, e contro queste squadre diventa difficile giocare per noi. Aggiungete poi quello che è successo, i giocatori di cui non abbiamo a disposizione, diventa tutto più complicato. Se vogliamo vincere partite come questo, dobbiamo giocare veramente in maniera con molto molto più energia, cose che oggi abbiamo fatto a tratti, perché abbiamo bisogno di correre in contropiede e segnare da fuori. Se no non si aprono gli spazi, loro molto furbescamente ci hanno chiuso gli spazi, ci hanno lasciato qualche tiretto da fuori, e tutte le volte che ci azzardavamo a andare dentro l'area erano contatti fisici più o meno leciti, molti leciti, e alla fine ci hanno costruito 15-52 da loro. Complimenti ai miei giocatori che hanno saputo prima imporsi e poi tenere mentalmente il ritorno frenetico di Bologna. Non era facile per una squadra molto giovane e di italiani come quella della nostra, però sono stati bravissimi sul più 6 a tenere botta, a fare canestri che ci hanno riportato in una zona ancora più sicura. Direi che è stata la vittoria della mentalità prima, perché la volevamo a ogni costo, perché le due sconfitte senza Clark ci davano un po' noia, e l'abbiamo voluta con una grande difesa, soprattutto quella del primo tempo e soprattutto quella che ci ha permesso la vittoria nell'ultimo quarto. 3 quarti su 4 sono stati al nostro vantaggio. Credo che sia questa la dote principale di una squadra che sa lottare, che ha energia, che ha personalità e che ha la capacità anche di reagire a qualsiasi tipo di difficoltà si trova davanti. Purtroppo sul più bello siamo caduti, malgrado vincendo periodo centrale della partita, sia secondo che terzo quarto, riducendo le rotazioni con la uscita di Ivano, l'impossibilità di Vitali e il suo dito di contribuire, e a lungo andare siamo calati nell'ultimo quarto. Penso che due nuovi innesti, soprattutto Chapman, si è visto che è quello che ci manca, e non posso che augurarmi che sia sempre a questo livello, mentre per Avramo assolutamente ci vuole tempo per adattarsi
alla necessità che abbiamo. È stata una partita difficile, combattuta, giocata con grande agonismo, da entrambi le parti c'era enorme voglia di vincere, però allo stesso tempo è stata una partita piacevole, bella e fortunatamente per noi abbiamo vinto, quindi diciamo che usciamo completamente soddisfatti noi da questa gara. Sono contento perché noto una certa crescita e quello che poi sta succedendo a noi è che ogni domenica riusciamo a trovare un protagonista diverso. Oggi lo è stato Willy Dean, che è il nostro grande cieco riesco di fare la partita, ma ha detto Willy farà una partita da 20 punti e evidentemente l'ha sentito e l'ha fatto. Quindi siamo contenti, ha giocato un'ottima partita di Dean nel primo tempo. È stato molto importante Cuba perché chiaramente giocando 37 minuti è riuscito non solo a gestirsi ma negli ultimi minuti a difendere molto bene Suiano, quindi siamo molto contenti. Distante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale.